arrivato un nuovo gioco. Guarda. Che bello. Okay. Sai, mi sono innamorato io di questo gioco, lo prendo io, gioco io. Dai, che bello. Sì, ci sono le viti poi qua, c'è tutto, non manca niente. Grazie, sai. Guarda, è stato veramente... Cioè, hai fatto bene. Montagne. Man mano che trovi qualcosa che non si serve, porta. Me la posso portare qua anche dopo. Anche in sedia, quando... Sì, sì, sede, sempre. Quando, anche quando non sì, quello è un bel ricordo per te. E senti, poi per la vengo dopo. Quando vuoi tu? Non ho niente. Tanto sai, noi siamo qui fino alle 12 e mezzo. Sì, sì, lo so. Grazie. Come ti chiami? Mi sono dimenticato. Ah, davvero, vero? Ada, grazie. Ciao! No, non è appena arrivato. Sì, sì. Mi sono dato una piccola offerta. Che bello che è. Ti piace? Guarda che bello che è. No. Diciamo, vuoi provarlo un attimo? Vuoi sederti un attimo? Vediamo se... Vediamo, va? Che meraviglia, ragazzi. È stupendo. Ada, grazie, è proprio bello proprio. Vuoi provare un po' e vediamo come stai? Oppure puoi sceglierti uno se vuoi più tranquillo di là. Quanti anni hai? Come ti chiami? Lei è già armata, ho visto, è armata con... Che bella! Quanti? Vogliamo sceglierci un giocattolino di là? Eh? Dai, dai! Eh? Rosa. Bellissima, bella. Ottima. È perfetta proprio. Oh, ci hai fatto, un bel regalo, veramente. Sì. Tu sei perfetta, Pernello. Ti stavamo cercando. Grazie, grazie. Sì. Che bello. È stupendo. Sono usati, però non proprio da buttare, voglio dire. Si possono usare, sai. Perfetto, vuole forse un passeggino, wow! Lo vuole fare, fallo fare a lei l'offerta, no? Dai, fallo tu, vieni tu a fare una piccola offertina qui, guarda. Sì, ci vai. Vai, vieni qua, guarda, vieni qua dentro, guarda. Ciao! Grazie, ciao! Andiamo, e vieni! Sì, sì, sta bene! Grazie! Ciao, ciao! Ciao, grazie! Allora vi ricordiamo che i giocattoli movimento oggi sono in piazza Libertà. Questa è la quarta tappa, stiamo raccogliendo dei fondi per aiutare le scuole dell'infanzia, perché come dicevo nelle scorse tappe, purtroppo le scuole dell'infanzia non hanno giochi dell'infanzia, non ci sono giochi nelle aree esterne, quindi scivoli, altalene, e siccome i bambini hanno diritto di giocare, tutti i bambini devono giocare. O no, almeno dovrebbe essere così, in un paese che si dice civile tutti i bambini avrebbero diritto di giocare, è vero? I bambini che devono fare, i bambini? Mangiare! Cosa sentiamo? Devono giocare e non devono restare senza giochi. Ah. Devono giocare e non devono restare senza giochi. Come ti chiami? Leonardo. Leonardo, tu hai detto una perla di saggezza. La tua è una perla di saggezza. Veramente, tutti i bambini hanno diritto a un sacrosanto. Leonardo. Una perla di saggezza, sai? Tanto c'è anche la ricorrenza quest'anno, grande Leonardo da Vinci. Quest'anno ricorre l'anniversario, lo sai? Conosci Leonardo da Vinci? L'hai mai sentito? Era una brava persona, aveva un grande inventore. Questo si inventa, non dormiva mai.
inventava tante cose e era anche bravo a inventare barzellette. Non so se tu lo sai, te lo dico adesso. Cosa vuoi dire? A tua discolpa. Che io sono stata le matelle. Ah, ok. Ma non c'erano giochi. Ah, e quindi no, però siccome non siamo venuti, no, non sapevamo che c'era questa iniziativa. E adesso, visto, noi ci abbiamo pensato, appena abbiamo scoperto che i bambini non potevano giocare, abbiamo inventato questa cosa. Giocattoli, come si chiama l'iniziativa? Giocattoli in movimento. Allora, Leonardo, facciamo una cosa, scegliamoci qualcosa, no? Scegliti un giochino che ti piace e vediamo un pochettino cosa ti porti a casa. Tu hai fatto un piccolo gesto per partecipare a questa grande iniziativa. Ti guardi intorno, ti riconto che hai come tempo fino ai 12 e mezzo. Hai un po' di tempo, dai. Naturalmente poi bisogna andare a casa a pranzare domenica, anche in modo particolare oggi bisogna stare tutti insieme a casa. Da ieri, voglio ricordarvi, è partita un'iniziativa in tutta Italia, Io Leggo Perché. In pratica, in cosa consiste questa iniziativa? Ogni cittadino che vuole aiutarci va in una libreria convenzionata con la scuola, con il nostro diciamo, istituto comprensivo, che è il Polo 1, ormai è un polo unico in pratica quest'anno. Hai preso? Allora io farei un grande applauso, Rocco. Applauso a Leonardo, anche tu hai contribuito per la nostra iniziativa, tante grazie. Ogni domenica ci spostiamo, se vuoi puoi trovarci ogni domenica, solo che cambiamo posto, va bene? Ogni domenica cercateci su Facebook, scriviamo l'annuncio dove ci trovate, va bene? Cambiamo sempre piazza, è probabile che andremo a Pietrelaia, potrebbe essere, no? Sì, comunque poi lo scriviamo su Facebook, sulle nostre pagine e su WhatsApp, ok? Grazie, buon divertimento, vedrai che presto ci saranno i giochi, Dicevo che è partita l'iniziativa Io Leggo Perché. Io infatti vorrei invitare tutti i cittadini di Taurisano a fare quest'altro piccolo gesto importante per arricchire le biblioteche di tutte le scuole di Taurisano. Si va nella libreria convenzionata, nel caso nostro abbiamo la libreria Dante Alighieri, oppure la soffitta senza tetto, sempre a Casarano, oppure Antica Roma. Si prende un libro e lo si dona a una scuola. Si va lì, si dice, senti, io voglio partecipare all'iniziativa. Che fai? Compri il libro e poi ci penserà la libreria stessa a recapitarti a scuola, nella nostra scuola. E uno può dire, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che ogni libro donato da un cittadino qualunque, da chiunque, chi ha organizzato l'iniziativa donerà un altro libro. Quindi avremo il doppio dei libri. Quindi verranno magari a Taurisano 100 persone hanno intenzione di fare questo gesto, di donare un libro. A fine iniziativa avremo 200 libri, quasi 200, non è proprio il doppio, ma quasi il doppio. Quindi Io Leggo Perché, quindi quest'altra importante iniziativa, ma tanto poi ve lo diremo con un videoclip promozionale. Prendi il caffè. Prendi per il caffè. Allora mi raccomando, in Piazza Libertà ci sono giocattoli in movimento. Bambini, venite, accorrete numerosi. È sufficiente una piccola offerta per contribuire a questa importante iniziativa. Il nostro obiettivo è acquistare i giochi per le scuole dell'infanzia da installare nelle aree esterne. Oh, vedo dei bei bambini qua. E voi come vi chiamate? Tu come ti... questa principessina come si chiama? Come ti chiami? Dilli come ti chiami. Come ti chiami? Come ti chiami? Ginevra. Ginevra! Dai, come la mia luna di violino. E tu come ti chiami? Jacopo, siete pronti per scegliervi un bel regalino? Questo qua? Sì. Quello che ti piace di più lo prendi, dai una piccola offertina. Dai le... Vieni un attimo qua. L'offerta si mette qua dentro. Guarda, vieni pure, non preoccuparti. Allora, vuole mettere anche questa? Ok. Bravissimo, ora diamo il ticket. Eccolo, e bravo Jacopo. Jacopo e Ginevra, anche loro, stanno contribuendo a questa piccola
grande iniziativa. Un giocattolo, una piccola offerta. Invitiamo ovviamente a dare un'offerta a meno di un euro, altrimenti i 5.000 euro li raggiungeremo nel prossimo millennio. Sai come funziona Jacopo questo, no? Vediamo, fai vedere, va. Vediamo se sai come funziona, va. È piccolo, sì, è un po' piccolino effettivamente. Per la bimba, per Ginevra, sì. Per te, insomma, funziona, sì. Vuoi provarlo tu, Ginevra? Comunque, Ginevra, sì, è un po' piccolino, però, no? Simone? Non oggi, però, perché abbiamo bisogno della tastiera per lui. Quindi devo mettermi d'accordo con la mia amica, poi, no, per... No, no, no. No, non era oggi. Sai le canzoni non vanno mai via. Ginevra, scegli quello che ti piace, guarda. Ginevra, guarda che carina questa principessa, guarda, guarda che bella, guarda. C'è anche il castello della principessa, guarda che bello che è. Ginevra sta riflettendo, vero Ginevra? Non vuole sapere. Sai Ginevra, se ci ripensi poi vieni, guarda, anche il cagnolino sta prendendo, guarda che carino. Anche il cane sta scegliendo qualcosa. C'è anche la borsettina, Ginevra, guarda che carina la borsettina. Niente, non vuole. Quella anche è bello, no? Provi. Vuoi provare questo qui? Va? Prova a salire, Ginevra, prova a salire qua sopra. Dovrebbe essere perfetto per te. Ginevra, prova, fai la prova. Ginevra, puoi provarlo, eh? Sali pure, senza paura. E poi ti diverti poi a casa, poi. Sali pure, attenzione, eccolo lì. Vediamo se funziona. Penso che sia perfetto come misure. Però, Ginevra, prova a muoverti. Fai la prova. Vediamo. Oh, secondo me un euro. Il resto non ce l'abbiamo, bro. Il resto lo so, aspetta un attimo. Rocco, hai per caso il resto? Aspetta un attimo, sì. Allora, ti diamo qualcosa. Va bene 3 euro? Ti diamo 3 euro? Di resto? Ah, ok, quello è quello. Allora te li diamo, eh? Va bene. Se hai 3 euro! Ciao! Ciao! Tieni? Tieni pure. Sì. Va benissimo, vai, perfetto. Anche l'altro. Ah, già, scusa. Ok. Dai, buoni. Una droga solo. Sì, sì. Allora, questa bella bambina come si chiama? Vediamo. Come ti chiami? Clarissa. Clarissa. Allora, tu, quale giocattolo ti piace tanto proprio? Guardati un po' intorno, vediamo. Cosa ti piace? Scegline quello che più ti piace. Cioè, qua c'è veramente un imbarazzo della scelta, eh? C'è di tutto. Mattia, ho visto che sei innamorato di quella. Questa pure. Beh, la chitarra anche lì, tu la sai suonare, Mattia, vediamo. Mattia, suonala tu, suonala, va. Mattia, suonala pure. Dall'altra parte però, guarda, mettila così, guarda, Mattia, così, guarda, ti suona. Girala così, al contrario, guarda. Ma lui è mancino, eh? Mancino, eh? Ah. Allora, vabbè, la vuoi suonare come i grandi? Che era Jimi Hendrix, la suonava al contrario. Spaccava pure a capo, Rosa. La suonava a capo a tutti, no? Everybody
Na 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 na. Oh, ma le cose proprio invisibili. È un piccolo aereo, no? È bello. Bel velivolo. Guardate i bambini con pochissimo come si divertono i bambini. Adulti, prendete esempio dai bambini. Basta poco. Questa la vuoi regalare a te. Na na na. Abbiamo un bambino un po' cresciuto che vuole suonare la chitarra. Vai, vediamo. Facci un bella solo, va. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Siamo sempre un po' tutti bambini, no? Giusto. Bisogna essere tutti bambini, no? All'angolo prova l'incrocio, si ferma giù. No? Che ne pensi? Stefano, mi aiuti a dire qua. Posta di Leone nel Bahia. Thank you.
Allora, in Piazza Libertà ci sono giocattoli in movimento. Allora, mi raccomando, una piccola offerta per aiutare le scuole dell'infanzia. Una piccola offerta per aiutare le scuole dell'infanzia. È sufficiente donare un euro. È sufficiente un euro. Buongiorno. Dice, dove sta? Dove sta? Siamo andati a parlare di là. Le altre persone. Allora, un euro quintino. Allora, come funziona? I bambini possono venire qui. Possono anche portare i giocattoli che non usano. E li donano, li metteremo poi qua. Giocattoli. Poi danno una piccola offerta e con quello che raccogliamo noi possiamo acquistare i giochi da installare nelle aree esterne delle scuole dell'infanzia. Ah, signora, è arrivata la signora. Avete qualcosa per noi? Va bene, grazie. Grazie, 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 ma pure difficile da dire, che bello, questi sono perfetti per le scuole, bravissimi. Quanti anni hai? Grazie, 9 anni, dice giustamente, c'è in faccia, lo zainetto, guardate che bello, lo zainetto, è stupendo, Camp Rock. Guarda, grazie, se vuoi prenderti anche tu qualcosina che ti piace di più, guarda di intorno, dici ne hai talmente tanti, no? Dici, però ti fa onore quello il tuo gesto. Sì. Puoi guardarti intorno se c'è qualcosa che ti piace particolare, anche piccolina. Piccolina. Piccolina, perché sennò papà giustamente c'è giù l'intimo. Dove le mettiamo? Tu guarda di intorno. Te ricorda, poi c'è un peluche, te ricordo. Vieni qua, ci basta il biglietto. Il ticket, brava, brava. Poi se lo vuoi lo puoi anche postare, così inviti gli altri ragazzi o lo mandi agli amici su WhatsApp. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Che bello, grazie, grazie. E lei è stata veramente grande. Guarda che cosa ha donato. È vero, doniamo e riceviamo. Dout des, dicevano i latini. EDM o è? E tu? Hai scelto una cosa che ti piace? Niente, non c'è niente che ti piace? Per il momento. Puoi guardarti intorno. Ma con premium. Puoi guardarti intorno. Se c'è un qualsiasi giochino che ti piace, lo puoi prendere. Quindi vi ricordo anche che siamo qui in Piazza Libertà. È famosa come Epuzza, no? Tra l'altro papà ha scritto una bellissima poesia che fra poco vi leggiamo. È una poesia dedicata alle puzze, dove c'erano un tempo forse almeno 14 pozzi c'erano, vero Rocco? Dicono che c'erano 14 pozzi. Uno ce l'abbiamo noi in sede, tra l'altro. Guardate un po'. Metti sì una monetina. Bravissima Clarissa, vero? Che memoria, brava Clarissa. Che bello questo puzzle. Quindi abbiamo anche questi altri giochini che sono appena arrivati, sono veramente molto belli. Guardate che bella questa lavagnetta, i bambini con questa lavagnetta possono disegnare e sprigionare la loro fantasia, ovviamente, guardate, perché i bambini devono fare queste attività e devono giocare e anche fare attività di questo tipo. Montessori Docet. La nostra Montessori. Allora, abbiamo un'altra bellissima principessa. Come ti chiami? Come ti chiami? Elena. Elena. Ah, Elda. Ah, pensavo io. Elena. Elda. Come la villa Elda. Allora, Elda, vieni qua con me. Dai, vieni qua. Scegliamo quello che ti piace di più. Anche questo qui abbiamo questo bel tavolino, bellissimo. Pieno di costruzioni all'interno. Abbiamo tanti peluche. Abbiamo veramente di tutto. Puoi guardarti intorno, Elda, hai tempo fino alle 12:30. Poi alle 12:30 poi si va a mangiare tutti, perché comunque abbiamo anche il vizio di mangiare ogni tanto. Buongiorno! Buongiorno, vi aspettiamo a giocattoli in movimento!
Mattia, aiuta Elda a scegliere un giocattolo. Dai Elda, guarda, la vedo. Vedi un po' che ti dico. Elda, c'è Mattia che ti può consigliare, guarda. Ah. Allora, Mattia sta cercando di rifilare quel giocattolo a tutti. Dice che ce la farà. Perfetto. Ora vieni con noi. Dai una piccola offertina e ti diamo il ticket per ricordo. Allora, vieni qua. Si mette l'offertina qua dentro. Mettila qua dentro. Brava, uno. Ok. E questo è per te. Mi raccomando, postalo su Instagram. Che cos'è Instagram? Grazie Elda. Elda anche potrà dire che ha contribuito all'iniziativa Giocattoli in Movimento, operazione Giochi Scuole dell'Infanzia. Quindi Elda, se tu nelle scuole dell'infanzia troverai giochi, sarà anche grazie a te. Capito? Noi ci siamo dati come tempo dicembre, poi basta, stop con la raccolta, e si acquisteranno questi giochi da installare nel giardino delle aree, che non ci sono giochi. Ecco, purtroppo è una triste verità. Purtroppo, buongiorno. Lei come si chiama? Triste verità. Andrea. Andrea, a te piace giocare? Secondo te è giusto che i bambini giochino? Sì. O i bambini devono lavorare? Ah, perché attraverso il gioco si apprende, vero? C'è qualche gioco che ti piace? Vuoi venire con me? Vieni, vieni. Mattia, lo vediamo. Mattia, aiuta questo bimbo a scegliersi un gioco. Cosa gli consigliamo? Andate a vedere, eh? Cosa gli consigliamo? Sei sicuro, Mattia? Per la cuginetta. Ah, per la cuginetta. Che troppo la vicina di più, vicina. C'è da morire. Scusa Mattia, cosa vuoi regalare a lui? No, però lo lasciano tutti. Ah, anche la chitarra, ok. Andrea, prendi un peluche, qualcosa. Prendi pure Andrea un peluche. Per la Ela. Mattia, tu sei un mito, Mattia, eh. Sai, Emanuele, ce lo devi portare spesso, Mattia. È un mito. Bello. Come si chiama questo giocatore? Ha un nome proprio, no? Come si chiama? Come si chiama Lucia, lei che conosce? Come si chiama questo personaggio? Si chiama? Didol, Didol, Didolina, va bene? Ricordi, ti chiamo Didol, va bene? Allora, vieni con me, facciamo una piccola offertina, ovviamente. Metti nel famoso salvadanaio, qua dentro. Anche il nostro Andrea potrà dire un giorno grazie a me abbiamo installato i giochi nella scuola dell'infanzia. Grazie Andrea. Abbiamo un validissimo collaboratore oggi, si chiama Mattia. Se avete qualche dubbio su cosa scegliere, come no, certo. Ma non sei qua, ma per te proprio? Per tuo nipotino? E ci mancherebbe. Dai, quindi ce l'ha proprio nel sangue questo, eh? Venga, venga. Sì, vieni pure qua, Lucia. Allora, lei vuole prendere per il suo nipotino la chitarra Jimi Hendrix. Questa vale... Mio nipote Andrea è nato questo giorno di Jimi Hendrix. No. Ma che combinazione! Quindi diventerà un grande chitarrista. Allora, Lucia, anche tu metti l'offerta qua dentro. Qua dentro. Tina è questo, è certo. Jimi Hendrix. Ok, mi raccomando. Anche tu Lucia, postalo su Facebook, su Instagram, su Twitter, su TikTok. Pubblicalo dove vuoi. Sì, è vero. Allora, in Piazza Libertà ci sono giocattoli in movimento, vi ricordo che vogliamo donare e raccogliere fondi per aiutare le scuole dell'infanzia. Le scuole dell'infanzia dove, ahimè, nelle aree esterne non ci sono giochi. Clarissa, ma secondo te è normale che non ci siano giochi nelle scuole dell'infanzia? No. Cosa devono fare i bambini? Giocare. Giocare, perché attraverso il gioco si... Impara.
Brava, si imparano tante cose, bravissima. Giocando i bambini hanno diritto di apprendere, quindi hanno diritto, anzi il sacrosanto diritto di giocare. Tutti i bambini devono giocare e divertirsi, perché soltanto imparare giocando. Imparare giocando. Si impara giocando. Chi l'ha detto che la scuola deve essere per forza noiosa? Non si può anche imparare, no? Anche divertendosi. E questa è la cosa più bella. A te piace giocare? Adesso un po' meno, no? Come ti chiami? Miriam, il tuo gioco preferito? Quando eri piccolina, però adesso magari, no? Ma con cosa giocavi? Con le Barbie. E tu non sai cosa abbiamo delle Barbie? Abbiamo tanti vestitini. E quelli anche poi li dobbiamo mettere, tra l'altro. Brava, brava, lei giocava con le Barbie. Io giocavo con Gigo Robot d'acciaio. E tu invece, Quintino, con cosa giocavi quando eri piccolino? Col motopattino. Emanuele, tu con cosa giocavi quando eri piccolo? Con cosa giocavi? Con le macchinine. No. Ecco perché Mattia gioca. Il motopattino l'avevo costruito io, però. Ah, da solo. Da solo. E c'era una bella differenza. Di che materiale? Legno e il piscinetto. Mio padre me l'ha spezzato. Pensa tu, no? Allora, buongiorno. Come si chiamano questi bei bambini? Come ti chiami? Antonio. Antonio, ascolta. E il tuo fratellino qua? Ah, sorella, scusa, non avevo capito. È giusto, sorellina, scusa, non avevo visto bene, La sorellina come si chiama? Volete un giocattolino? Venite con me che scegliamo un bel giocattolino. Allora, abbiamo questo bel tavolino fatto di tante costruzioni all'interno, molto bello. Tanti altri giochi, ovviamente. Naturalmente anche questo, c'è di tutto praticamente. Tu guardi. Sì. Basta un'offerta e loro scelgono quello che vogliono, possono anche lasciare quello che vogliono. Assolutamente sì. Noi ti ringraziamo. Ti facciamo una statua. Qua, la sede nostra è questa, sì. Però poi l'evento è itinerante, quindi giriamo sempre. Ogni domenica tu guardi su Facebook e vedi dove stiamo. Cambia sempre. Sì, o Instagram, o sì, c'è Instagram, anche lì lo metto. Quindi anche lì cerca la mia pagina Pionino 75, mi trovi. E sai ogni volta dove stiamo, va bene? Se hai da donare qualcosa. Questi sono tutti giochi per bambini, Questi sono stupendi perché noi bambini possiamo disegnare con questo, non ovviamente. Questo tu lo metti sul foglio. Aspetta, vediamo se abbiamo qualche bel fogliettino. Ma noi abbiamo dei fogli? Boh. Vedi se c'è dentro qualcosa? Così facciamo vedere come funziona questo. Peppa Pig, allora, sulla sinistra. Allora, eccolo qua, è un grande puzzle. Sì. Sì. Ci sono tante cose, Clarissa, aiuta a scegliere. Aiuta a scegliere questo bambino. Clarissa tipo, teniamo conto, Clarissa, che sono bambini piccolini, no? Quindi vediamo un pochettino cosa, guardati intorno, vedi cosa può piacere. Ah, per esempio, guarda Clarissa, questo è. Questi sono tutti da incastrare. È proprio un giocattolo, è un gioco di società per bambini. Questi sono molto, secondo me, importanti per le scuole dell'infanzia, anche, effettivamente. Questo anche è molto bello, questo è pieno di costruzioni, per esempio. Quella delle costruzioni? Oppure una macchinina, c'è anche il camioncino. Io dico, no? Stefano, cosa c'è più bello del sorriso dei bambini? C'è qualcosa di più bello al mondo? No. No, noi impazziamo per il sorriso dei bambini. Clarissa, hai aiutato Clarissa? Ha scelto qualcosa? No? Ah, sta pensando sì. Dove sta Mattia? Il consigliatore. Mattia, dove sei? Chissà cosa vuole, cosa consiglia. So già. Ma Mattia, io non mi
vuoi sapere invece cosa piacere. Che bello questo. Emanuele, questo è vostro, eh? Possiamo essere. Attenzione, sta arrivando un altro giocattolo. Taradadà, taradadà, parababà, parababà. Che bello che è. Sento dentro il letto, giuro che vediamo un po' come funziona. Che bello tornare bambini. Allora, abbiamo il nostro consulente dei giochi, lui che li conosce. Lui, ciao, come andiamo? A posto? Buon giocattolino? Ha già scelto? Ok. Dai, una piccola offerta, vieni con me. Ti faccio vedere come funziona. Qui c'è il nostro salvadanaio, il mitico salvadanaio, vieni pure di qua. Ah, fai direttamente tu. Con caldaie Piese Zero, acquisti la tua nuova caldaia con 65% di sconto. In più, se attivi l'offerta Angel, luce e gas. Quindi anche grazie al vostro contributo avremo i giochi nelle scuole dell'infanzia. Fantastico. Hai fatto benissimo. E ti piace? E allora a casa divertiti e gioca, va bene? Questo ti rimane per ricordo e della giornata di oggi. Come ti chiami? Come ti chiami? Giorgio, anche a Giorgio potrà dire anch'io ho contribuito per comprare i giochi nelle scuole dell'infanzia. Vai, grande, grande. Giorgio, ci vediamo. Naturalmente potete raggiungerci ogni domenica, eh? Ogni domenica noi giriamo su tutta Laurisano. I giochi aumentano sempre poi. Potete portare quello che non vi serve e lo scambiate. Va bene così? Educhiamo al riuso e al riciclo i bambini. Cambia ogni settimana. Perciò quando senti una canzone che ti stuzzica le orecchie, premi il pulsante a forma di cuore per averla sempre a portata di mano. È arrivato lui, il più grande consigliatore di giocattoli. Antonio si chiama, no? Antonio, guarda che... Se tu metti la batteria, guarda, il nostro tecnico ha trovato... La batteria qui si mette? È di quelle tipo d'orologio. Quella. Buongiorno, lei è un bambino che vuole un giocattolo? Vuole un giocattolino? Vabbè, guarda che non sarebbe male che un adulto giocasse, no? Allora, scegli qualcosa, dai una piccola offerta e te la porti. Va bene? Guarda. Aspetta, Mattia, c'è bisogno di te. Noi c'è un ragazzino, un bimbo che ti aiuta, ti consiglia. Rocco, guarda che sto facendo. No, Mattia. Mattia sei un mito. Allora, sì. Vendi uno ed è un'offerta. Se dai un'altra offerta, ma anche di un euro basta. Ma non devi dare chissà qua. Puoi venire tranquillamente, eh? Siamo fino alle 12:30. Poi tanto ogni domenica giriamo Tarisano. Guarda su Facebook, vedi dove stiamo, ci spostiamo sempre. No, pure i cani sono venuti. No, anche i cani. Allora, come si chiamano questi cagnolini? Come vi chiamate voi? No, Rocco, inquadra questi cani, sono troppo belli. Ada, vedi come si chiamano? Mica. Questa cammina. Guarda, Antonio, questa cammina in piedi. Rocco, questa la devi immortalare. Senza batterie. Ah? Senza le batterie camminare. Sì, infatti. Ma usano delle pile qualcosa? Ada, usano delle pile? Le Duracell. No, ma questa... No, ma tu un canguro. Fermati, che se no non si alza in piedi. No. Ada, è stupendo. È stupendo. Scusa, e tu? Vuoi un giocattolo? No. No. Scusa, vuoi un giocattolino? Non è possibile. Che bello! Questo cane... Cosa vuoi, un giocattolino, qualcosa? L'ospite di oggi. Scusa. L'ospite di oggi. È l'ospite. L'ospite è lui, il cantante. È una... è trasformista. È... No. Ada, non mi dicevi niente, scusa. Ma tu hai un gioiello. Anzi, due gioielli. Cosa vuoi? Dimmi, che giocattolo vuoi? Dimmi. La pallina? La mamma vuole. No. Ma scusa. No. Questi sono troppo belli.
È bellissimo. Sono bellissimi tutti e due. Na, na, na. Infatti sono. Però non riesce a stare in piedi, no? Uno si la. Ah, per questo. Na, 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 na. Com'è la canzone, Clarissa? Na, na, na. La vuoi cantare? Posso darti. Certo. Allora, vediamo come funziona. Poi mi sono incantato con i cagnolini, bellissimo. Allora. Puoi prendere quello che vuoi. Ma dove andiamo col primo? Dimmi dove vai. Dimmi dove. No, di soldi. No, di soldi. Questa ce l'hai già. Dai, c'è questa canzone. Vittorio, tu cadena. Vai. Come ti chiami? Emma, Emma, ah, ce l'hai già, perfetto. Grazie Emma. Sai che poi ci scegli quello che ti piace, mi raccomando, eh. Grazie, ci vediamo poi domenica, guarda su Instagram, va bene? Violino 75. Vi informiamo dove saremo. Allora, ma io sono incantato da questi cagnolini. Adducca certi esseri umani. E là, ma questi peli? Ah, della Lucia sono. Ok. Vieni con me, Mattia, vivo prima che cada l'ultimo fulmine. Quello che ti piace di più. Mattia, cosa consigliamo ad Emma? Mattia, cosa vuoi donare a Emma? Cosa potrebbe prendersi? Consiglia un giochino. Super game. Sono belli anche questi qua, guarda. Guarda questi qua, Emma. Anche se sono forte per me. Questo poi se ci pensi Ada è un modo di giocare al rinuncio, no? Che non va. Infatti per quello io mi sono vista proprio anche a me. Mi ha detto che non c'è un po' di vita. Quindi pare che anche non mi sono vista. Guarda un po' di vita. Non ci andiamo anche in pericolo. Dimmi dove quando la stasera. Mattia, ti piacciono i cagnolini, Mattia?
Ti piacciono? Una sola sera con le stelle mi basta, anche se veloce come un treno che passa. Sarà perfetto, ma è così bello stare a camminare abbracciata con te. Mamma Salentina. Allora, vi ricordo che siamo in Piazza Libertà. In Piazza Libertà ci sono giocattoli in movimento. Mattia, come sta andando qua l'evento? Sta andando bene? Sei contento, Mattia, di questo evento? Ti piace questa iniziativa? Tutta piena di giocattoli? Una questa iniziativa così giocattolosa? Ti piace? È impegnato, eh? Lui sta lavorando, sta progettando. I bambini in questo momento è un momento importante, un momento di massima creatività. Esatto, poi tu impara come funziona, va bene Mattia? Poi lo insegni agli altri bambini come funziona quel giochino, va bene? Bravissimo, non ho sentito il click però. Allora, vi ricordo che noi sosteniamo anche l'iniziativa Io Leggo Perché. Dal 19 al 27 ottobre potete acquistare un libro nelle scuole convenzionate con il nostro istituto, e ogni libro acquistato e donato a scuola, la scuola riceverà un altro libro in omaggio. Pensate quanto potremmo arricchire le scuole primarie, scuole dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado. Quindi facciamo questo piccolo gesto dal 19 al 27 ottobre. Io leggo perché. Intanto però noi siamo in Piazza Libertà. Clarissa, che stiamo facendo in Piazza Libertà? Stiamo raccogliendo dei soldi per aiutare chi? I bambini delle scuole materne. Bravissima, perché nel giardino che cosa manca? I giochi. E non è triste vedere una scuola dell'infanzia senza giochi, no? Sì. I bambini hanno il sacrosanto diritto di giocare. Perché attraverso il gioco c'è. Come hai detto prima, si impara? Si impara. Ma quante cose, tante cose, no? Si imparano tante cose. Vedo che tu hai in mano, hai scelto una bella bambolina, cos'è? Una Barbie? Bellissima. I capelli sono un po'. Ma anche lì poi li devi lavare tu, no? Ok, non si rovinano infatti, vai tranquilla. Tu lo sai che dopo, la prossima domenica mettiamo anche i vestitini per lei, eh? Quindi se vieni la prossima domenica ti potrei prendere i vestitini per cambiarla, perché mica la vesti sempre allo stesso modo. Tu non ti cambi i vestiti, anche lei. Sì? E i vestiti quanti ne hai? Tanti. Per le Barbie dico, non per te. Ah. Bellissimo, bello, bello. Poi se vieni domenica anche ne avremo altri vestiti. E così li scambi, va bene? Così la Barbie si cambia sempre vestiti. In continuazione cambia vestiti e poi non sarà più vestita allo stesso modo, no? Va bene? Abbiamo tanti danni, noi abbiamo almeno, non vorrei esagerare, una cinquantina di vestiti. Quindi ha voglia a scegliere, va bene? Quindi adesso, Clarissa, invitiamo le persone a venire in Piazza Libertà. Come devi dire? Venite tutti quanti in Piazza Libertà. Perché c'è l'evento? Giocattoli in movimento. Più forte? Giocattoli in movimento. Più forte? Giocattoli in movimento. Ok, grazie Clarissa. Accettate, ascoltate l'invito di Clarissa, perché qui ci sono giocattoli in movimento. Mi scusi, lei sapeva che nelle scuole dell'infanzia non ci sono due giochi? Abbiamo scoperto, sì, e noi stiamo facendo questa iniziativa apposta per aiutare le scuole dell'infanzia. Se tu magari ti hacchi un euro, ci aiuti con un euro. Stiamo raccogliendo una piccola offertina, oppure se vuoi andare a casa e venire a darci un contributo dopo. Perché secondo noi è una cosa gravissima. I bambini hanno diritto a giocare. E andare a Taurisano, nelle scuole dell'infanzia, uscire e trovare il deserto è una cosa veramente che ci ha fatto male a noi come movimento, ma a noi come cittadini. A parte che siamo una forza politica, però siamo in realtà cittadini comuni e attivi, no? E siamo veramente ci siamo rattristati proprio da questa realtà tristissima. Tu quando eri piccolo non giocavi? Allora no? Mi raccomando, passa se vai a casa a prendere qualche monetina. È sufficiente una monetina di un euro. Basta un euro per contribuire a questa iniziativa. Mattia, come sta andando? Va bene. Meno male, va. Siamo tranquilli, Mattia, tutto bene. Allora, Mattia, vogliamo invitare i bambini a venire in Piazza Libertà? Sì, bambini,
venite in Piazza Libertà. Bambini, venite in Piazza Libertà. Brava! Bravo Mattia, venite in Piazza Libertà, ascoltate Mattia, Clarissa e tutti i bambini di Taurisano che hanno bisogno del nostro aiuto e noi abbiamo il dovere minimo di aiutare i bambini, vero? Perché un bambino, cosa deve fare un bambino? Deve giocare. E perché senza giocare che bambini sono? Bambini che non giocano non sono bambini, sono adulti praticamente, anche se gli adulti dovrebbero giocare. Vai. Anche i bambini giustamente, no? Allora in Piazza Libertà ci sono giocattoli in movimento. Completamente chiuso. Vixinex Aloe libera il tuo naso chiuso rapidamente fino a 12 ore. Allora, una bravissima persona ci ha appena donato 2 euro. Vixinex Aloe. Ha detto: tieni, per i bambini 2 euro che mettiamo subito qui. Ok, all'interno in quadrature Rocco è sufficiente un contributo di 1 euro per partecipare a questa importante iniziativa. Giocattoli in movimento. I bambini hanno il sacrosanto diritto di giocare. Venite qui, 1 euro, scegliete il giocattolo che volete e contribuirete a questa importante iniziativa. Giocattoli in movimento. Tocca il banner per sapere come si fa. Poi praticamente no, dobbiamo coinvolgere tutto il paese, se gli esti c'è testa, se gli è un'altra fase, così poi come... Piece of your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Piece of your heart, a piece of your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Abbiamo scoperto che Quintino giocava, come giocavi, hai detto prima? Un motopattino. Adesso se l'hai costruito da solo, l'altro, no? Poi suo padre gli ha spezzato perché era troppo pattinoso. No, avevo paura che faceva male, no? Ah, quindi ha preso, senti, basta, devo ci spicci con sciocchi. Mi sono ben paura. Ah, così ha fatto. Tante cose mio padre mi ha rotto quando ero piccolo. Io la un tempo li chiamavano ragazzi tristi, ora se chiamine di tutti i modi li chiamano BES. Hanno trovato l'etichetta o li chiamano in qualche altro modo, hanno pensato a come definirli, etichettarli. Lucia sta salutando chi? Jimi Hendrix? Ah, ok, stavo Jim, stavi chiamando. No, non l'ho visto. Elvis, era Elvis. Bellissimo. Mi raccomando, ovunque voi siate, venite in Piazza Libertà e date un piccolo contributo di anche un euro. È sufficiente anche un euro. Se date 2 euro siamo più contenti, o no? E Miriam, no? Date 2 euro è meglio, no? Se ne date 10, ancora più contenti. Se date 50 euro, ancora, se date 1 milione di euro, ancora più contenti, facciamo tutto il paese. Ti vedo perplessa, Lucia. Sei combattuta, cercavi Elvis? Stefano Elvis Presley. Stefano è andato via perché non stava molto bene. Sì. Stefano dove? È andato via. Sempre presente, no?
Allora, io posso consigliarvi un giocattolo. Allora, ecco, ho un giocattolo da consigliarvi. Se venite qui, questo... lo sapevo. Ti ho voluto tentare, ti ho tentato. Ho un giocattolo da consigliarvi. Che te ne pare, Mattia? Si allontana. No, noi, Mattia, ti vogliamo fisso qui, sai? Ti vogliamo fisso qua. Tu sei importante per noi. Voglio andare via. Vuoi andare via, giustamente? Scommetto che hai fame? Sì. Veramente anch'io ho fame. Tutti abbiamo fame, mi sa, eh? Perché siamo in orario. Che ore sono? Mezzogiorno, sì. Noi fino alle 12:30 rimaniamo qui, poi ovviamente andiamo anche noi. Alla Sagra, eh? È vero, c'è l'Expo? È bello, no? Dice che è stato bello. Dai, Rocco, andiamo alla fiera di Miggiano? Andiamo alla fiera... Un po' di bacon, no? Bacon, bello. Sai, se andiamo alla fiera di Miggiano, la spanchiamo praticamente, no? Lo sono maiale. A saperlo, sai? Sì. I diritti d'autore? Ciao Pizza! No, grande! Ciao, mi dà un bacino! Ma che amore! Ciao Miriam, che bella la divisione, eh? Sono veramente bello. Grazie per la collaborazione. A chi piace qualcuno ti ha baciato? Ah. Arrivano altri bambini, i nostri amati. Come vi chiamate? Vediamo se Enrico. Come vi chiamate? Nicolas. Non hai cambiato nome? E tu? Letizia, e lei come si chiama, bimba grande? Letizia, lei che si chiama Letizia come te? Ciao Letizia, come si chiama? Hanno portato altri giocattoli, Mattia, guarda. Sai che oggi abbiamo avuto un consigliatore, guarda che si chiama Mattia, guarda quel bimbo, no? Appena venivano bambini, consigliava dei giocattolini. Mattia, chi vuoi consigliare qualcosa a loro? Cosa vuoi consigliare? Vieni con papà. Hai portato qualcosina? Wow! No! Belli! Sai Letizia, andiamo a metterli, dai, mettiamoli subito, vieni con me, eh? Li mettiamo. Che bel regalo, vediamo. Guarda cosa. No, è cambiato. Ti piace questo giocattolo? Beh dai, non è male, no? Senti, Mattia sta qui e vuole aiutare tutti nella scelta, no? Vuole aiutare, giustamente. Vieni qua Letizia, ti mettiamo qua dentro, vieni qua. Allora. I bambini possono anche donare, prendilo fuori e mettilo dove vuoi tu, prendilo, tiralo fuori e lo metti, sai Letizia, lo metti dove c'è uno spazio vuoto, lo metti, vai pure, mettilo pure, perfetto, bravissimo. Qua guarda. Ah, sai Letizia come si chiama? Ah, senza nome. C'è il figlioletto. Sai, vi siete persi con i cagnolini fantastici. Ah, ce l'ho. Sai Letizia, se lo sai, Letizia, metti una grande. Portalo di qua. Ciao! Buon appetito, eh! Ci vediamo! Grazie Mattia! Grazie Emilio, Clarissa, grazie Emanuele! Vediamo se lo mettiamo. Li mettiamo insieme. Mai separare la mamma dal figlio, il figlioletto. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo, cosa esce fuori? Ha donato per la nostra sede, guarda cosa ha donato. Che tu l'hai fatto, ma sei bravissima. Caspiterina, tu proprio... Il colore l'ha azzeccato. Il colore è perfetto, no? Sai, mi dico... Mettiamo qua. Letizia, vieni, va, anche vieni anche tu.
ci vediamo qua. È come se ci foste voi, no? Abbiamo deciso di mettere uno perché siete bravissimi, ci piace quello che fate. Grazie. Un bacino porta fortuna. Quando non potremo venire da Casalano saremo presenti in maniera simbolica. Hai visto Rocco che bella? Grazie, bravissima. È stupenda. Ha fatto tutto lei, tra l'altro, no? Tutto tu. Che risorsa. Vieni a Taurisano, vieni. Uè, c'è anche Quintino. Vieni a Taurisano, scusa, no? Che si stai con noi. Hai scelto qualche giocattolino? Ah, qualche giocattolino piccolino. Allora, naturalmente, voi potete scegliere quello che volete, Vabbè, se c'è qualcosa che ti piace, brava, anche piccola, scegliela. Anche piccolina puoi anche sceglierla, eh. Lui si sta già girando, bravo, bravo. Guardati pure se qualcosa. Quello è il coniglietto, pure che è carino. Sai, ma ragazzi, ti posso fare una domanda? Ma tu quando eri piccolina, con cosa giocavi? Con le Barbie. Maglieria magica, ecco perché riesci a fare queste cose straordinarie. Perché da bambini si comincia a imparare, no? Calciatrice, oddio! Ah sì? E poi ti sei data. Sei diventata una bravissima mamma. E a voi piace giocare a calcio? Bravo, e a te cosa piace? Cosa ti piace fare? Qual è la cosa che fai che ti riempie di gioia? Che cosa ti piace fare che ti riempie di gioia? Cantare? E perché non ci canti una canzone? C'è una canzone, Quale canzone ti piace? C'è una canzone che ti piace? Sai, c'è una canzone che vorresti cantare adesso? Così ci salutiamo con questa canzone poi. Che noi poi alle 12:30 poi ce ne andiamo, no? C'è qualche canzone che ti piace? No, ma non preoccupatevi. Quale canzone che canti adesso? Intanto puoi guardare, chi si vuole iniziare, mo? La mamma ha detto che non puoi prenderti cose grandi, ma non è che non puoi prenderti niente, dai. Il solo fatto che siete venuti qui. Loro vengono da Casalano, eh? Ogni volta da Casalano? È bella proprio. Il ferro da stiro, sì, che è carino. Non ti piace stirare? L'ha già preso. L'ha già preso. Vuoi questo cagnolone? Senza batteria funziona. Sì, no? È carino. Lui è la mascotte praticamente. È la nostra mascotte. Viene sempre a trovarci e segue anche gli eventi che facciamo in piazza. Il cane viene sempre praticamente. Penso che viene lo stesso, non lo può. Solo che viene sempre agli eventi, no? Quintino, grazie. Grazie per la partecipazione. Ok. Cuccio tuo? Quelle monetine? Dai, ormai sei adulta. Ascolta, vogliamo invitare le persone a venire in Piazza Libertà che c'è l'evento giocattoli di movimento? Poi, allora, Rocco, vediamo, l'annuncio lo fa lui. Ricordi come ti chiami? Nicolas. Lui si chiama Nicolas. Nicolas, sei pronto? Venite tutti in Piazza Libertà perché ci sono i giocattoli in movimento. Dai, grande Nicolas. Letizia, vuoi fare anche tu l'annuncio? Devi dire venite tutti le persone a venire qui. Ah, Letizia, sei pronta? Venite tutti in Piazza Libertà. Venite tutti in Piazza Libertà. Perché ci sono i giocattoli in movimento. Grazie Letizia. Grazie, vi ricordiamo che è sufficiente dare un piccolo contributo anche di un euro
per poter realizzare questo nostro importante progetto di aiutare le scuole dell'infanzia, perché come vi dicevo le scuole dell'infanzia purtroppo non hanno giochi. Ti facciamo vedere come funziona questo? Ah, voi grazie! Grazie, dai, possiamo dare un ricordo del nostro ticket? Grazie, grazie. Se le persone vengono anche così spontaneamente a darci la mano. Salve! Prima non eri online, adesso hai Italia Online. E ricordo che stiamo raccogliendo fondi per aiutare le scuole dell'infanzia che, ahimè, si ritrovano senza giochi. Tutte le scuole dell'infanzia nell'area esterna, nel giardino, e tutte le scuole non hanno giochi. E noi stiamo organizzando questa iniziativa Giocattoli in Movimento appositamente per raggiungere questo nostro obiettivo, che poi non è un obiettivo nostro, ma è un obiettivo che noi vogliamo diventasse del paese intero, dell'intero paese e della tecnologia. Vediamo se funziona sto gioco. Nella vita di tutti, qualunque essa sia, credi. Allora, quale facciamo energia. Questo? Oh, aspetta, è troppo grande però. Vediamo questo. Allora, bella sta canzone. Sono un arrogante. Funziona così, no? Ah no, forse puoi fare proprio il controllo, mi sa. Così. Puoi anche colorare dentro, diciamo. Secondo me questo è proprio perfetto per le scuole dell'infanzia, no? Ah dai, bello, carino. Promosso. Promosso. Mi piace? Ta-da-da-da. Na-na-na-na-na. Il nostro salvadanaio, grazie. Se tu hai qualcosa che non si può, va bene? E poi la puoi prendere. Sì, hai i figli che vogliono uscire in sbaglio. Ah, cazzo. Puoi lasciare una piccola offerta per noi. Che stiamo facendo le episodi. Io sopra di te, tu sopra di me, calma, calma. Dai come Mona Lisa, ma con la mia camicia. Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita. Faccia la cintura che entravo nella mia vita. Ti riporto a casa dopo, finché è servita. Dai vieni più vicino, si muove quando giro. Una mano tra i capelli, sei ancora tua. Dai vieni più vicino, sotto le tue spine. Una mano tra i capelli, tra l'altra dove. Spazio metri, guarda. Sì, noi facciamo funzionare proprio in questo modo. Non lasciamo nessun altro che deve essere
un'iniziativa. Quello è bello, mettilo, che i bambini sopra, sopra, sopra. Lo prendono quello, ma... Poi c'è qua sopra. Infatti si vede che venga anche maestra. Forse quello va insieme a quello. Magari sono più di questi, ma sono sopra. Sì, sì, sono nuovi. Mettili pure, Letizia. Ah, metti pure. Aspetta. Metti la manichina. Naturalmente io ti do. Non ascolto quella roba lì. Frate, copriti che fuori piove. Anche se unico ce ne sono poche. Mi parli di quello che hai fatto. Mi Jacopo, più sì, falso della tua faccia Nicolas, da poker. Ho provato Nicolas, a andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi. Che possiamo scappare da tutto, sì. Tranne che da noi stessi. Mettiamo alla prova Nicolas. Ah, Nicolas sta provando a disegnare la statua della libertà. Vediamo un pochettino come va, eh? Mettiamo alla prova. Molto preciso. Bene, grazie, proprio. Quindi è un artista, vero? Sono tanti mancini. Vedi, molto preciso. Vai! La statua della libertà, bravo! Nicolas, Letizia, vuoi provare a fare qualcosa nuovo? Per esempio, la torre di Pisa. Vai Letizia, vediamo la torre di Pisa come viene. Vai. Storta, un po' storta. Adesso la raddrizziamo noi poi, no? Abbiamo la nostra scorta, eccola. La scorta è lui, sta sempre con noi. È vero? Come va? Vediamo Letizia come sta andando. Sta disegnando la torre di Pisa. La torre di Pisa che, come tutti sappiamo, è un po' inclinata, ma penso che un giorno riusciremo a raddrizzarla. Facciamo venire anche lei. Ah, torre di Pisa, là. Vediamo come sta venendo, poi vediamo, ti mettiamo alla prova. Vediamo te anche come ti chiami? Emma. Sempre Emma, no? Giusto. Brava Emma. Oddio, maledette mosche, come la mangio. Molto brava anche Letizia. Però Letizia è più complicata, ha tanti fuori da riempire, giustamente ci sono tanti fuori. Molto, molto. L'hanno già preso? Dai, l'hanno già, bellissima. Vai, vai con la manettina. Allora, e anche tu? Molto bene Letizia! Letizia sta disegnando la torre di Pisa. Quante volte l'ho vista sta torre? Mamma mia! Tutte le volte la guardavo e dicevo, perché? Perché pendi? Molto! Ha preso anche lei? No! Lucia! Mannaggia, Lucia si tremenda. Lo so, difficile. Brava, applauso Letizia Torre di Pisa. Abbiamo Emma. Emma, tu invece ci devi fare una bella torta. Sei pronta a fare la torta? Puoi usare le penne colorate. Qua ci sono delle penne colorate. Scegli quella che ti piace di più e vediamo come viene la torta, la nostra Emma. Sperando che scrivano, dovrebbero funzionare. Alcune di queste penne sono anche profumate. Erano profumate, poi. Brava. La nostra Emma sta disegnando una torta perché a quest'ora bisogna mangiare, giustamente. Ciao Enrico! Enrico, anche tu vuoi partecipare,
È sufficiente una monetina. Una monetina di 500 euro. No, sto scherzando. Pam 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 pam. Vi ricordo che domenica prossima ci sposteremo. Forse staremo in Pietrelaia. Mettiamo? Ah, ok. Come funziona? Devi mettere la monetina, prendi il ticket e scegli il giocattolo che vuoi. Ma sei troppo brava, ma ragazza. Non sono. Ma visto che ha fatto, vada. Vieni, vieni, accedi che ha fatto. Non sono Deo. Non sono Deo. Non sono Deo. Tutte le frasi che a me dici sono. Cioè, mi sono innamorato. Le chiamate in piena notte, cosa sai di me? Dimmelo tu, cosa sai di te? Di quando sei. Ti ho messo. Bellissime. Hai fatto? Ah, ce l'hai. Ah, ti devo dare il ticket. Mi raccomando, Enrico, questo lo posti su Instagram. Allora. Eccolo. Ora ti scegli il gioco che vuoi. Hai una monetina? Hai una monetina? Mannaggia. Naturalmente Enrico adesso può tranquillamente girarsi intorno mentre Emma sta finendo la torta. E scegli quello che ti piace di più, eh? Se vuoi anche fare qualche regalino alla fidanzatina. Hai la fidanzata? No, non hai fidanzata? No, Elena. È una buona occasione. È una buona occasione, dai. Giustamente, Rocco. Vai, mi raccomando, il ticket postalo su Instagram. Bravissima, Emma. Che meraviglia. Wow, vediamo cosa è uscito, vediamo, vediamo, vediamo. Applauso, Emma! La torta, la statua della libertà e la torre di Pisa! Che meraviglia! Ok, grazie Emma! Sei stata veramente brava! Anche il nostro Enrico ha preso. Oh, ha fatto spesa Enrico? Alla grande proprio, no? Bravissimo! Ci vediamo, ci vediamo! Ciao ciao, buona domenica! Vi ricordo che stiamo raccogliendo fondi per aiutare le scuole dell'infanzia, perché ahimè nelle scuole dell'infanzia non ci sono giochi. Giochi, noi vogliamo che i bambini giochino. Oddio, se giocano anche gli adulti non ci dispiace. Ah, la posta, giustamente, no? Pa, 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 pa. Noi stiamo curando, Rocco, no? Un bell'orto di là, vero? Abbiamo l'orto a 5 stelle. Cosa abbiamo piantato? Pomodori, pomodori. Di tutto. E mi faccio riposare? Dico io. Allora, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Siamo in Piazza Libertà, dove ci sono giocattoli in movimento. Giocattoli in movimento. Abbiamo la nostra guardia del corpo, la nostra security, la nostra mascotte. Eccola qui! Che bello che sei! Ciao! Hai qualche giocattolino? Ciao! Mi sta sempre con noi, partecipa a tutte le iniziative. E noi siamo contenti perché è veramente dolcissimo. Vi ricordo che sta per terminare la quarta tappa. Sta per terminare la quarta tappa dell'iniziativa Giocattoli in Movimento. Oggi siamo in Piazza Libertà, mancano ancora pochi minuti per la conclusione della quarta tappa. Stiamo raccogliendo fondi per aiutare le scuole dell'infanzia, perché ahimè in tutte le scuole dell'infanzia taurisanesi nell'area esterna non ci sono giochi. Per noi è un fatto gravissimo, perché i bambini hanno il sacrosanto diritto di giocare. I bambini devono giocare, assolutamente, perché attraverso il gioco c'è apprendimento.
Superman. Questi sono i giocattoli che sono esposti oggi. Naturalmente ogni domenica noi ci sposteremo, cambieremo zona perché vogliamo che l'iniziativa sia più coinvolgente possibile. È sufficiente donare un euro per avere un qualsiasi giocattolo. Ehi signora, hai portato qualcosina? Grazie, grazie. Che bello. Grazie, grazie. Naturalmente se vuole può prendere qualcos'altro che può servire. Ehi, che meraviglia. Sono bellissimi, grazie signora. Non sa che dono sta facendo. Con questo piccolo gesto donerà un sorriso a tanti bambini di Trevisano e grazie a questo piccolo gesto avremo giochi per le scuole dell'infanzia. Lei come si chiama? Stefano. Stefano, sai come funziona l'iniziativa? No. Allora, vieni qua. Dove siamo? Noi ti cambiamo sempre posto. Oggi siamo in Piazza Libertà. Che fai tu? Dai una, prendi una monetina, la metti là dentro, noi ti diamo il ticket che è questo e tu ti scegli il giocattolo che vuoi. Ti guardi lì e prendi quello che vuoi. Ma puoi dare anche un euro. Si parte da un euro. Ti scegli quello che vuoi. Cioè, hai un euro con te? Se non ce l'hai, lo prendi. Chiedi al papà, magari, no, te lo dà. Ti guardi intorno se ti piace qualcosa e la prendi e te la porti. Ah? Assolutamente. Puoi anche portare qualcosa che non usi. Vai pure. Vai tranquillo. Grazie, Stefano. Siamo in Piazza Libertà. Quarta tappa, sta per concludersi. Naturalmente, noi siamo in giro ogni domenica. Domenica prossima che facciamo? Rotto? Dove si può andare? Vediamo. Decidiamo in settimana e comunichiamo tramite i canali social. Mi raccomando, è sufficiente donare un euro. E se avete giocattoli che non usate, portateceli. Perché l'iniziativa ha anche uno scopo educativo. Vogliamo educare al riuso, al riciclo. Iniziativa a partire dal Movimento 5 Stelle, ma vogliamo la massima condivisione. Poi abbiamo questo bel bambino, come ti chiami? Com'è? No. Vuoi fare qualche donazione? Pallone, vieni e mettilo, vieni, mettilo tu. Ciao, mettilo dove vuoi. Dove c'è spazio lo appoggi e lo doni. E con questo piccolo gesto, se tu vuoi puoi anche donare una monetina pure. Se hai una piccola monetina, naturalmente puoi